trovo in Via Lama, volutamente stiamo facendo questo servizio di sera, di notte, proprio perché il buio rende ancora più grave il pericolo. Vedete qui il manto stradale è completamente sprofondato, si è aperto un cratere e quindi, dicevo, con la mancanza di luce diventa ancora meno visibile. È stato rappezzato alla meno peggio, è stato gettato dell'asfalto, punto e basta, e puntualmente il manto stradale sprofonda. Sprofonda perché di questo passo, signori cari, ci troveremo qualche macchina che va sotto, al di sotto della superficie, al di sotto del manto stradale. Incredibile, vedete, una voragine, ci posso inserire il piede, la mano. Ecco, caro Mattia Giorno, tu che fai tanto lo scienziato, che vuoi fare il candidato sindaco dopo Melucci, ma come vengono fatti i lavori a Taranto? Ma ti aggiorno, quale controllo fai tu e il tuo assessorato? Questi sono soldi del contribuente! Mattia Giorno! Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici! Rinaldo Melucci, questa è la rinascita! Guarda qua che schifo! Guarda, sindaco! Guarda! Questa è la rinascita! Ma ti aggiorno, invece di fare il fighetto alle inaugurazioni, quale innovazione tecnologica? Siamo nel terzo mondo, vergognatevi! E poi c'è un altro grande sapiente, Enzo Di Gregorio, consigliere comunale, regionale, sta qui, sta lì, si vanta tanto lui di Lama, di Talzano, soprattutto di Lama, va a raccogliere i voti, dice che prende migliaia di voti. E cosa vai a spiegare ai cittadini? Quei cittadini che ti hanno votato, soldi pubblici spesi, gettati, vergognatevi, andatevene a casa, sparite politicamente, non sapete amministrare Taranto, sparite dalla circolazione. Qua i cittadini, i pedoni, le macchine che traslano rischiano la pelle. L'hai capito, Mattia Giorno? L'hai capito, Melucci? A casa! A casa!